Trump ha detto che l'obiettivo primario deve essere quello di riaffermare o comunque di confermare il valore di Imperia come capitale dell'oro. Questo secondo me è il tema centrale. Imperia aveva le più grandi aziende olearie in Europa e nel mondo, le prime quattro. Oggi non è più così. C'è un'azienda olearia di rilievo nazionale e internazionale che è la Carli, ma ci sono una miriade di piccole e medie aziende a livello familiare, imprenditoriale, che contribuiscono a valorizzare la materia prima e da questo nasce il recupero di tanti oliveti. Ora però, se ragioniamo sulle quantità di olio che arrivano a Imperia e che escono da Imperia, potrebbe sembrare che Imperia non è più la capitale dell'olio. Ecco perché è necessario attraverso Olio Oliva riuscire a spiegare, a far sapere che questo mercato dell'olio, che si è modificato sostanzialmente, riserva ad Imperia il ruolo principale di città dell'olio e anche del miglior olio che produce il nostro territorio. Va bene?